Amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua, ci troviamo al Cavallino Matto, è un parco divertimenti in Toscana. Siamo pronti a scoprirlo assieme, ma prima di iniziare, come sempre, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti, per supportare il progetto Park World. Adesso siamo pronti a iniziare e andiamo assieme a scoprire Cavallino Matto. Ragazzi, eccola qua, questa sarà quindi la novità 2022 del Cavallino Matto, che aprirà quest'estate, si chiamerà Pirati. Adesso ve la faccio vedere com'è. Praticamente era un'attrazione di Miragica, la terra dei giganti, che loro hanno comprato e hanno portato qua. Vedete che manca ancora tutta la struttura da fare e aprirà appunto quest'estate. Qua sono i gommoni, eccoli qua, che ricordano un po' le rapide di Leonardo di Leolandia. Quindi sarà comunque un'occasione per tornare qua, poi per riprovare questa attrazione. Quindi vi ricordo, Pirati, eccola qua, la nuova attrazione del Cavallino Matto, disponibile da quest'estate. Siamo pronti, eccolo qua, Project One, andiamo su, venite a bordo che andiamo a provarlo. Ragazzi, qua siamo su un'attrazione interattiva al Cavallino Matto. Eccole qua, queste sono le pistole, vedete? Quindi durante il percorso ci sono dei segnali, eccoli qua, vedete, dei bersagli che voi dovete mirare con la pistola. E sembra di essere all'interno di un safari. Carino qua il Cavallino Matto. Eccoli là i bersagli. Diciamo che questa è un'attrazione per tutta la famiglia, divertente, divertente, quindi se venite qua, ragazzi, fatela. Questa poi è Masai, la novità del Cavallino Matto, una delle due novità del Cavallino Matto. Prima è Pirati, più sicuramente la più importante, e poi c'è questa qui che è Masai, una piccola attrazioncina divertente per le famiglie. Tra l'altro è operativa da pochi giorni perché ha aperto proprio l'altro ieri qua al Cavallino Matto. Ragazzi, nel frattempo ne approfitto per darvi due informazioni. Quindi, dove si trova Cavallino Matto? Beh, Cavallino Matto si trova a Marina di Castagneto di Carducci. Siamo circa a un'oretta da Firenze. È un parco divertimenti per tutta la famiglia, quindi si diverte sia adulti che bambini, ma soprattutto è un parco a condizione familiare. Il proprietario del Cavallino Matto è la famiglia Manfredini. Ragazzi,
ragazzi, eccoci qua. Adesso ci siamo fermati a mangiare alla piadineria del cavallino, quindi una semplice piadina, eccola qua, con la Coca-Cola. Il menù qua al cavallino matto a persona costa 6,20 euro. Ragazzi, eccola qua, quindi da qua riesco a spiegarvi più o meno come sarà l'attrazione. Quindi questa è l'uscita, di là ci sarà l'entrata. Questo è il braccio meccanico che porterà su i gommoni che poi dopo scenderanno per tutto il percorso fino ad arrivare poi al pezzo finale che ancora deve essere completato. Questa quindi sarà la nuova attrazione del cavallino matto, che sarà fruibile da quest'estate, e ricordo appunto che viene dal parco divertimenti, anzi dall'ex parco divertimenti ormai chiuso, Miragica, la terra dei giganti. Ragazzi, questo alle mie spalle è lo Yucatan, il pendolo qui al cavallino matto, ha una musica che è una figata, quindi già ti mette già carica. Adesso siamo pronti e andiamo a provarlo, poi vi dirò com'è. Ragazzi, siamo scesi adesso dallo Yucatan, è divertentissimo, davvero un bel frisbee. Se vi piacciono questo tipo di attrazione, venite al cavallino matto, non dovete assolutamente perderla, quindi fatela perché è molto molto divertente. Ragazzi, ci siamo, andiamo su Jurassic River. Se venite qua fatela, perché ne vale. Se non volete bagnarvi, prendete la mantellina, così almeno vi salvate, però in estate non prendetela, così vi rinfrescate. È bella però, venite a farla. Ragazzi, pensavo fosse finita, ma invece non è così, stiamo ancora per salire. Ovviamente quando si sale bisogna comunque scendere, quindi ci bagneremo ancora. Che lavata, bello però, bello, una bella attrazione qua il cavallino matto. Ragazzi, qua siamo in fondo al parco e qua c'è Freestyle, l'unico stand-up coaster in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire coaster in piedi. Potete trovarlo solo qui al cavallino matto, quindi in Italia ne esiste solo un esemplare e si trova appunto qua. Quindi se volete provare questo coaster davvero particolare, venite qua al cavallino matto. Ma adesso è giunto il momento, quindi siamo pronti e andiamo a bordo. Eccole qua, quindi le limitazioni di Freestyle.
Altezza minima 1,40, altezza massima 2 metri. Attenzione perché c'è anche il peso massimo, 110 kg. Ragazzi, siamo scesi adesso da Freestyle, quindi l'unico coaster in piedi in Italia, stand up coaster. Impressioni? Carino, ma non è che mi ha colpito proprio al 100%, perché proprio balla. Altri stand up coaster che ho provato sono senz'altro più belli, più intensi e più fluidi, però per essere comunque l'unico presente in Italia ci sta, e se volete provarlo, volete provare questa sensazione nuova di fare un coaster in piedi, venite qui al Cavallino Matto e potete provare Freestyle. Ragazzi, eccola qua, quindi vi faccio vedere la mappa del Cavallino Matto. Questa è l'entrata, quindi qua c'è la prima area centrale, lo Yucatan, Shocking Tower, Jukebox. Poi dopo ci spostiamo invece verso la parte ovest del parco e qua abbiamo poi il coaster in piedi e poi c'è il nuovo Flume Raid dei dinosauri. Poi ci sono comunque tante altre attrazioncine per famiglie. Il Cavallino Matto è un bel parco divertimenti immerso nel verde, ovviamente qua una giornata basta e avanza per visitarlo tutto. Amici, siamo pronti, questi non mancano mai, sono divertentissimi. Ricordano tanto il famosissimo Paca alla Mirabilandia. Adesso siamo pronti a salire e vediamo com'è. Ragazzi, siamo scesi da Wild Mine, qua il Cavallino Matto divertentissimi perché su questi ti spacchi di brutto, ma sono davvero divertenti, quindi se venite qua fateli, eccoli qua,
perché vi divertirete tantissimo. Questa trazioncina qua è sempre bella quando in un parco divertimenti, ci si diverte sempre. Ragazzi, ecco gli spettacoli del Cavallino, Cinema 4D, Tino Live Show, Tortuga nella Terra dei Maya 2 e ovviamente Crazy House, lo spettacolo con tutte le mascotte del parco. Ragazzi, siamo arrivati purtroppo anche oggi alla fine di questo video, quindi abbiamo scoperto assieme il Cavallino Matto. Io spero che questo parco vi sia piaciuto perché è davvero bello ed è adatto per tutta la famiglia. Io vi saluto, ma come al solito prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti, per supportare il progetto Park World. Ciao ragazzi, a presto e al prossimo parco! Dimmi come, dimmi dove, dimmi qual è il